Ok, sarà una puntata un po' particolare, Goal Basket, insieme a Kelvin Parker. Hi Kelvin! Hello everybody, ciao ciao! E insieme ovviamente a Gianluca Tartamella, che sarà la mia traduzione vivente. Ciao Gianlu. È sempre un piacere. Buonasera a te Stefania, buonasera Kelvin, buonasera a tutti. Siamo molto comodi, tavolini e divani, siamo al Bicool in via Piersanti Mattarella 8486 e ovvio ormai chi parla di sport a Trapani parla anche di Bicool, perché è un posto dove non soltanto puoi venire a degustare tutto quello che ami di più, tavola calda con la produzione propria, i dolci, gli aperitivi, apericena, insomma tutto quello di cui hai bisogno, ma puoi sentire anche seguire soprattutto anche lo sport Serie A, Serie B, insomma il Trapani, tutto quello che ci serve per goderci lo sport trapanese. Detto questo, siamo in compagnia di chi detiene le chiavi della regia per quanto riguarda la pallacanestro Trapani, è il playmaker di questa stagione. Kelvin, adesso cominciamo a parlare di te, non mi guardare male, già subito. Raytown, Stati Uniti, 18 luglio 1982. Kelvin, sei giovane, questa è la notizia. You're still young, man. Sì, I am still young, very young. Very young. Sì. È molto giovane, è la cosa più importante. Sì. Cominciamo un attimo a parlare di te e della tua storia. Kelvin studia al Northwest Missouri State University, Stati Uniti, e nel 2006 gioca nei Vermont Forest Evens in American Basket Association, vince anche il campionato. Da lì poi lascia gli Stati Uniti e fa un bel giro in Europa, prima in Germania, poi in Austria e in Svizzera. Parleremo poi nello specifico di queste tappe. Per forza, prima domanda, un bambino, Kelvin, che si avvicina alla pallacanestro, perché? A young man, a child who face basketball, why? My father and my uncles and many people in my family, grew up playing all sports. But my father excelled in basketball, and that was the sport I took a loving to. But everybody in our family grew up playing other sports too, baseball and basketball, American football. We didn't really play soccer, as you guys call football, but basketball was something that came natural for me, and I enjoyed watching it as a kid. So it's very fortunate that I was able to continue to play. È stata una scelta abbastanza naturale, suo padre e suo zio, ma tutta la sua famiglia è fatta da sportivi, erano soliti giocare a basket, anche gli altri sport, non calcio, che è molto più comune chiaramente in Europa. È stato lo sport che da subito Kelvin ha preferito, quindi è risultato appunto abbastanza ovvio approcciarsi al basket. La scelta di lasciare gli Stati Uniti e scegliere il basket come lavoro, come professione, tanto da portarti in Europa, è stata una tua scelta, hai investito su te stesso, sono stati gli eventi che ti hanno portato ad andare via? It was a series of fortunate events. I had a very good senior year in college and received some interest. My first job overseas was actually in Norway, and there was a coach that had played in my conference when he played in college, so he always kept an eye on the conference, and I was very fortunate to go there, and I've just been blessed to meet people every place I went, whether it be coaches or agents, and I've been successful thus far as playing well and being healthy. But it's just been a dream, it was a dream as a little boy to continue to play basketball in college first and then on the pro level as I have. È stato sicuramente un grande investimento, ma anche il corso degli eventi, il suo anno da senior, cioè sarebbe l'ultimo del college, è stato ottimo a livello cestistico e questo gli ha dato la possibilità che qualcuno investisse su di lui. Il suo primo anno in Europa, dice, in realtà è stato in Norvegia, dove conosceva già l'allenatore, è stato molto fortunato perché è migliorato molto dal punto di vista tecnico e poi si definisce letteralmente benedetto perché ha sempre incontrato tante persone abili nell'aiutarlo, il suo livello di gioco è sempre migliorato, così come quello umano. Quindi ha compiuto il suo più grande sogno fin da bambino, che era quello di far diventare la pallacanestro un lavoro, oltre ad essere sempre stata la sua più grande passione. Praticamente, se do uno sguardo ai risultati delle sue esperienze in Europa, ogni volta in Germania, in Austria, in Svizzera ci sono stati delle vittorie di campionato, quindi Trapani ci aveva visto lungo, ha scelto il playmaker migliore che c'era a disposizione. Tante esperienze queste in Europa, diversi posti, diversi tra di loro, soprattutto anche rispetto a Trapani. Cosa hanno in comune questi posti con Trapani e cosa di completamente diverso? What is different in Trapani from other places where you've been?
and what's your similar, if there is something? As far as similarities, we'll go there first. I have played in small towns before, like such as Trapani, but you know, the people here, man, the people here are very receptive, and they know their athletes. You know, there's several times in stores and restaurants where, you know, I've received attention from my job, and you know, it's a good feeling, because when you leave home, you know, you're doing a job, and sometimes it's nice to be recognized, but at the same time, you must keep that in perspective and stay humble and realize that, you know, you're here to do a job and to continue to do it every game. You know, one game doesn't make your season, but, you know, just to be ready for the next game. And I've been fortunate to be with great teammates, great coaching staffs, and, you know, my experiences in Europe has been very good versus some of the other stories I've heard from other Americans. Italy itself is different. You know, the culture is different. The people, the way they embrace sports here, I like it. You know, we in Trapani have one of the best fan supports that I've seen thus far in Italy level gold basketball level. And I hope we continue to do that. And I hope that we can have more games like Barcelona, where the gym was full. Probably not the end of the game. No. Where the fans come out. Ok, partendo dalle somiglianze, dice che è stato bene più o meno ovunque ha giocato in Europa, soprattutto non ha mai giocato in grandissime città, quindi posti piccoli come Trapani, dove la pallacanestro era abbastanza celebre, quindi la gente lo riconosceva nei locali, nei posti dove andava, e questo è sì bello da un lato, perché ci si sente un pochino importanti, dall'altro è facile anche montarsi la testa, quindi è difficile, ma lui c'è sempre riuscito, il fatto di rimanere umili. In questo senso è importante, la sua più grande fortuna è stata quella di trovare ambienti sportivi, quindi squadre nelle quali tutti coniugavano la professione con uno spirito molto umile, molto di profilo basso. Invece le differenze sono che qui la gente veramente lo esalta, il tifo è molto caloroso, è contentissimo di questa esperienza trapanese, gli piacerebbe vedere il palazzetto affollato, un po' come nell'ultimo derby contro Barcellona. Mi sono permesso di aggiungere, io spero non nel risultato, lui chiaramente era d'accordo, intendeva, e ovviamente avevamo capito, era solo una battuta, questa grandissima affluenza che ha reso un enorme spettacolo di sport l'ultimo derby. Torniamo a parlare per un attimo di pallacanestro giocata. Questo weekend la pallacanestro Trapani ha riposato, perché a Rimini si sono giocate le Final Six di Coppa Italia, vinte incredibilmente da Biella, che ha perso l'overtime contro Trento, una squadra di giovani che però anche in questo campionato sta dicendo ovviamente la sua. Cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere le azioni più belle di queste Final Six, la top 10. Che boy! Va bene, va bene. Gold basket. Ancora pallone per Montuori, gira su Nicola Mongi, tiro molto difficile. D'altra parte adesso il pick and roll con Tavernelli e Castaniga, Tavernelli rimane isolato, in punta, prova insistentemente a far partire l'uno contro uno, alla fine una grande acrobazia. Parola molto molto importante sulla fine di questa gara. Verdi da Lombardi! Gran penetrazione del classe 97 Francesco Fabri. Fuori arriva in grima, fuori il pick and roll. Fuori con una palla persa banale, un morto può sprintare, andare a schiazzare dall'altra parte sulla sirena del terzo quarto. Pallone per Boscol che si alza dalla lunga distanza! Attira il raddoppio, deviazione di Gergati. Steele salva un pallone incredibile. Gergati per Macinelli dietro la schiena! La schiena e avanti Lindsay!
Ferretti, passa un po' confusa, poi taglia Bue, Dall'Acco, la filmata sul primo ferro per il balzo di Carrizzo, che pure! E occhio, questo palo tattico prima o poi. Lo chiede Corbani, Corbani sta chiedendo il palo ai propri giocatori, Spanghero si lancia. E ho troppo tempo perso. Berti lo lascia tirare. Vito Bella! Parità! Berti ci prova dalla propria metà campo! Overtime! Hollis batte Baldirossi e chioda a due mani con la giocata più spettacolare della partita. Siamo sempre al Bicool in corso, scusate, per Santi Mattarella 84-86 e stiamo chiacchierando con Kelvin perché il posto ce lo consente. Tra poco ordiniamo anche un bel aperitivo così ci prepariamo alla giornata. Kelvin, tu di pomeriggio ti alleni? You gonna practice this afternoon? Yes, yes, yes. Aperitivo? You wanna, it's yes, I mean it's we have to, you know what I mean? Soft. It's no, no soft, no soft, no soft. Do you know who our coach is? He's a good guy, man. We do. We last week, you know, while everybody was taking a break or whatever they were doing, we had some really good practices, really really good intensity when we turned it up, you know. And also we got a chance to rest our bodies with, you know, some light practices, shooting and stuff like that. But we started back yesterday, a good intense practice in the evening, and you know, we're looking forward to it again this evening, and you know, hopefully we carry it over to Sunday's game. Una caterva di complimenti per il coach, dice che li lascia abbastanza liberi. Chiaramente è importante l'atteggiamento in palestra, loro sono professionisti, quindi responsabili per il loro corpo, che è anche motivo e giovamento della propria professione. Li ha lasciati liberi e questo ovviamente è stato un toccasana per la squadra. Hanno ripreso ieri, ma con un grandissimo atteggiamento, quindi nonostante l'aperitivo di oggi saranno sicuramente pronti nella migliore condizione possibile per affrontare il prossimo match domenica prossima a Ferentino. A proposito di aperitivo, potete farlo anche voi perché oltre all'aperitivo c'è la pericena, quindi alzatevi dal divano dove state guardando adesso la televisione e venite qui al Bicool perché tutto è buonissimo. Torniamo un attimo a parlare ancora di Kelvin, archiviamo un attimo la storia di Kelvin ed arriviamo al 1 agosto del 2013 quando si ha questa firma con la Pallacanestro Trapani. Kelvin, cosa ti ha convinto a firmare? It was like I said, it was a dream for me to come play in Italy. I had three countries on my list: Italy, France, and Spain. And with the financial situation in Spain, and you know, some situations there where the league, you know, really, it hasn't been as high caliber of play as it has been, you know. And Italy, you know, I like to eat, so you know, Italy, it ranked up there. It always has, and it's been a mission and a goal for me to get here the last three or four years. And it worked out, you know. Trapani had a spot. I assume they liked the tape. And man, it's been a good. I feel like it's been a good situation from day one, from the time I stepped here. And you know, this weather, I'm waiting for it to turn back, you know, warm so we can wear shorts and stuff like that. But no, man, I like it here. I like it. I like the weather, the food, and then the fans. You know, the fans have been very very nice. Dice Kelvin, penso che sia abbastanza facile, contentissimo, per lui è veramente sempre stato un sogno di giocare in Italia, gli sarebbe piaciuto anche un'opzione francese oppure spagnola, ma la migliore soluzione, il miglior progetto era quello trapanese. Effettivamente non se n'è pentito perché sognava questo cibo italiano, dice di essere una buona forchetta, letteralmente un mangione, e non se n'è pentito, è andato ben oltre le sue aspettative, dice il clima è bellissimo, tiene praticamente un abbigliamento estivo per tutto l'anno, quello che per lui è estivo magari non per noi chiaramente. Il tempo quindi, come detto, è ottimo, il cibo ancora meglio delle sue aspettative, ancora il nostro pubblico che è veramente la marcia in più per questa squadra, ma per tutto il contesto, e sta rendendo questa esperienza letteralmente magica. Kelvin, il tuo ruolo, il playmaker, non è un ruolo semplicissimo,
soprattutto quando arrivi in una stagione, non conosci i tuoi compagni, hai il compito di fare da regista, a far muovere la squadra e il gioco, soprattutto ottenere migliori risultati, perché tu sai molto che dipende anche da te, è un ruolo di responsabilità a cui il coach, insomma, si affida particolarmente a te, tu sei la sua messa in pratica delle idee che il coach ha. Come ti sei trovato da questo punto di vista? È stato facile o hai ancora bisogno di tempo? It can be difficult sometimes. You know, when you and the coach have different ideas, but this is where your staff, you know, you trust them that they did their homework and they would bring you in knowing how you play. Because as a player, you know, you don't know the people or you don't know the situation. So as a staff, they've already watched, you know, 3 or 4 games of yours. So hopefully they pick the right person and, you know, you can fit. As far as, you know, my game is concerned, I'm able to play a couple different styles. I like to play up-tempo and fast, troppo veloce. But sometimes there comes a point in the game where you have to, you know, you have to slow down and try to get good shots. But, you know, that comes from my background with playing with my father and the different coaching people that I've had in my past, from high school to college. And, you know, I think with those coaches, I think it helped shape me to become the player I am today, to where I can play a couple different styles and play, you know, try to fit in with any style and any coaching staff. You know, every season has difficulties, but, you know, just figuring that out is my first mission. What is the coach like? And then figuring out how my players are, who can catch, who can't catch, where do they like the ball, you know, who has to be standing still, who can catch on the run, who has good hands. You know, these things I try to figure out within the first 2 weeks before the games, the real games start. And, you know, I know these things about certain people. Dice Kelvin, onestamente non è facile da ambo le parti, nel senso anche per il coach che non l'aveva mai visto giocare di persona, magari dopo 3-4 partite via video non poteva essere perfettamente certo di aver scelto la persona giusta. Lo stesso per lui, perché ha affrontato, come hai detto tu, delle nuove situazioni, nuove prospettive, nuovi punti di vista. In questo senso il suo stile lo porta a essere troppo veloce. Troppo veloce? Mi piace questo stile un po' da fast break, da playground. Kelvin annuisce, quindi suppongo abbia ragione, always showtime. Man. Gli piace correre, quindi fast break, quindi contropiedi. Troppo veloce. E contemporaneamente di questo ringrazia la sua educazione, quindi a partire da suo padre, ma molti suoi allenatori, perché sono riusciti a plasmarlo come giocatore, a controllare questo istinto, questa sua anima veramente da corridore, e permettergli di giocare anche in maniera un po' più lenta. E questo, dice, il suo limite sul quale vuole lavorare. Contemporaneamente, piano piano, ha capito a chi passare la palla, in quale momento magari per prendere dei buoni tiri, e a gestire le differenti fasi della partita. Il lavoro da playmaker, tu dicevi mi piace andare molto veloce, però c'è un tuo compagno che è Rob, che lui va veloce, quindi quando tu dici ogni tanto mi sacrifico, vado meno veloce io, è per favorire lui? To slow down, to let him go faster. No, it's not that I have to slow down. You know, Rob is Rob, and again, this is where you have to trust your coaching staff, to where they bring in a player and they have to let them be him. You know, being Rob is what's got him this far. You know, I mean, it would be crazy to kind of make him change everything. And that's one of his biggest assets, is his speed. So, no, I like when he goes and he gets busy, as we call it, you know, and, you know, the hair gets to flying everywhere. Hey, man, you have to love it. You have to love it, because he, you know, he puts a smile on your face, and sometimes he does stuff you like, you know, where is he going? But, you know, he finds a way to make it work for him. And, you know, sometimes when I see him go, I kind of wait and lay back to see if he gets in trouble. Can I help him out with a pass, or, you know, maybe his speed may create shots for others. Dice Kelvin, non è tanto una condizione legata ad un compagno di squadra, ma all'allenatore, alle sue scelte, al suo modo di giocare. Poi si è parlato di Rob Lowery. Dice che contemporaneamente sarebbe inutile e sbagliato snaturare l'essenza di un atleta. Se lo prendi, sai com'è. Inoltre, roba incredibile, a partire dal suo aspetto, i suoi dread, i suoi capelli, insomma, è sempre molto frenetico, e questo è uno dei motivi di successo della squadra e anche dell'attaccamento dei fan proprio al nostro modo di giocare. Contemporaneamente è consapevole, ormai conosce Rob molto bene, quindi è vero che quando lo vede un attimo andare fuori onda, lui un attimo tende a rallentare, ma come detto, per il bene della squadra, non
per limitare Rob. È playmaker, non c'è niente da fare. E Gianluca è arrivato un momento particolare. È il tempo per la Gianluca. La Gianluca, yes! Molto bene, traductor. Molto bene? Molto bene, traductor. Sì, traductor, translator. Translator. Sì, perfetto, l'hai detto. Sì. Very nice. Yeah. Io so. Prova che era così. Grazie a Ciccio for bringing me here. Grazie. Be cool, man, be cool. Gold, basket! 6 partite ci separano dalla fine del campionato. 6 giornate da vivere come 6 finali verso un solo e unico obiettivo, i playoff. Un traguardo, una terra promessa, una sorta di Eden al quale non ci sentiamo di rinunciare senza lottare fino in fondo. Ma perché? Perché ci teniamo così tanto? Non è forse vero che l'obiettivo stagionale era la salvezza, già raggiunta? Disputare qualche gara in più, cosa cambierebbe? Non avremmo comunque chance minime di conquistare la promozione? Eh no, non funziona così. Lo sport è fatto sì di risultati e fatti concreti, ma anche di sogni, di aspirazioni, di speranze. Vero che probabilmente fare i playoff vorrebbe dire solo allungare di un paio di settimane la stagione, ma il profilo della nostra annata assumerebbe tutto un altro respiro. Diventeremmo come gli eroi di noi stessi, nati per sopravvivere, rimanere a questo livello, ma alla fine trionfatori. Invitati ed ammessi al gran galà del basket italiano, tra le 7 sorelle che lottano per salire, con un biglietto d'accesso guadagnato sul campo e meritato. Protagonisti e guerrieri, che hanno come nobile fine quello di alzare sempre l'asticella e non accontentarsi mai. È questo lo spirito dello sport, in fondo. Superare gli altri e superarsi. Trovare continuamente degli obiettivi, degli stimoli che dissetino la brama di successi che ci ossessiona. E tastare fino a che punto si può spingere questo gruppo, del quale ci siamo già innamorati da tempo. Per questo, se non ce la facessimo un po' ci dispiacerebbe. Certo, dopo lo scotto dell'eliminazione dai playoff, realizzeremmo che la stagione è stata comunque positiva, quindi presto ci rimarrebbe solo una dolce malinconia. Ma oggi ci siamo dentro, quindi scateniamoci. Nella rumba della Lecco Gold i passi li abbiamo imparati, sappiamo i nostri punti di forza e le debolezze ancora da migliorare, o almeno da nascondere agli avversari. E ci dobbiamo credere insieme. Che sogno sarebbe, del resto, se lo conservassimo ognuno in un angolo della nostra anima? Invece no, non dobbiamo avere paura di ridarlo al cielo e di inseguirlo, fino all'ultima giornata. Sarebbe un palcoscenico straordinario per il progetto Granata, un'enorme gratificazione per il nostro presente, ma anche un grande trampolino di lancio per il nostro futuro. È un'altra avventura, da vivere con serenità, consapevoli che abbiamo davanti a noi un calendario a dir poco complesso. Siamo pronti a lasciarci travolgere dall'ennesimo turbinio di brividi e batticuore. Neanche per sogno vorremmo essere nei panni di chi conosce già il proprio destino e non ha più ambizioni. 1, 2, 10 partite, che importa? Non saremo mai sazi di queste emozioni granata. Quando il gioco si fa duro, noi vogliamo esserci, pretendiamo di dire la nostra. E allora venghino, signori, la corsa playoff è iniziata e non vediamo l'ora di affrontarla insieme. Siamo sempre qui, dove siamo? Where are we? We are at Be Cool, you know? You gotta be cool and be cool. Ovviamente. Questo perché be cool vuol dire essere freschi, essere carini. Quindi siamo al be cool, dobbiamo essere così. E lo vedete dall'abbigliamento di Kelvin. Aspetta che faccio la serie perché devo tornare a parlare del campionato. Kelvin, questa stagione è una stagione un po' particolare perché ancora a marzo non c'è la squadra che ha ammazzato il campionato. Insomma, ancora non è proprio deciso e soprattutto guardiamo un attimo la pallacanestro Trapani e concentriamoci su 2 mesi, gennaio e febbraio. Gennaio che ha fatto venire fuori tutte vittorie, quindi premio come miglior allenatore del mese a Lino Lardo. Febbraio invece è il contrario, delle sconfitte e una sola vittoria. Perché è successo secondo te? It was just a dead spot in our season. You know, some teams may have hit their dead spot in November or December. For us, it came in February. But with that being said, we still have time to correct it. We're still in position to make the playoffs, which is what we, you know, wanted to aim for in the beginning of the season.
You know, we do have 6 important games coming up, and you know, I'm looking forward for us to turn it around. Me personally, I can take responsibility for some of those games because I didn't play my best. It wasn't that I wasn't trying, or you know, but it just like I said, it was a dead spot and a bad spot in the season. So you know, with the hard work that you know I put in the summer and these last few weeks, I'm trying to turn it around and find the rhythm and stuff like that. Hopefully, you know, the next few games will reflect that. Dice Kelvin si sente molto responsabile delle prossime 6 giornate. Il suo ruolo di playmaker del resto, mentre Stefania cerca di distrarmi in ogni modo, ma va bene così. Si sente molto responsabile, il suo ruolo lo prevede, non ha paura di questa responsabilità. Dice che è fisiologico che le squadre abbiano dei momenti buoni e meno buoni durante una stagione. Alcune ce l'hanno avuto veramente dei buchi neri, dei blackout a novembre, dicembre, noi ce l'abbiamo avuto a febbraio, ma è del tutto fisiologico. La cosa che ci consola è che abbiamo ancora del tempo per fare meglio e correggere. Stanno ritrovando il ritmo i ragazzi, e in questo ancora una volta lui si sente responsabile. È frutto del lavoro di squadra e di un ottimo lavoro che stanno facendo, con l'unico obiettivo di raggiungere i playoff, che è assolutamente lo scopo della nostra annata fin dall'inizio. Lui è consapevole e sostiene di non stare giocando la sua miglior pallacanestro. Probabilmente migliorando il suo livello potrebbe essere quel qualcosa in più che aiuta anche la squadra a raggiungere proprio questo genere di obiettivo. Frase è playmaker, non c'è niente da fare. Guardiamo un attimo, come diceva Kelvin, alle 6 partite che mancano. Le ultime 3, soltanto per dirne proprio 3, sono nell'ordine: contro la terza, Capodorlando, contro la prima, che è Trento, giusto, e contro la seconda, che è Torino. Adesso domenica c'è una partita importantissima, che è quella contro Ferentino. Uno sguardo veloce alla classifica: Trapani ha 26 punti, Ferentino è subito dopo, 24. È necessario vincere per agguantare l'ultimo posto disponibile per i playoff, che è la 7ª posizione. Quindi lo scontro di domenica è essenziale, soprattutto perché Ferentino all'andata ha vinto contro Trapani in casa dopo più di 2 anni di imbattibilità casalinga. Troppo veloce. Cos'hai detto? Sono due cretini. Molto bella. Sì, molto bella. Molto bella, molto bella, molto bene. Sempre Albi Cool, vi raccomando, con Super Santi Mattarella 84-86. Kelvin ride perché adesso non hai ancora bevuto l'aperitivo e già sei felicissimo. Aperitivi, apericene, vi raccomando, tavola calda, dolci, insomma tutto quello che ci vuole. Potete seguire qui tutto lo sport trapanese, quindi vi raccomando, noi vi aspettiamo. Se volete venire in contemporanea, siamo ancora qui da ieri, diciamo il venerdì sera, noi ci siamo fermati perché è inutile, stiamo registrando di giovedì. Adesso parliamo un po' di Kelvin dal punto di vista personale. Io ho una curiosità che mi porto da inizio stagione. Noi giornalisti, quando guardiamo le partite, siamo in una posizione privilegiata perché siamo sotto canestro. E c'è una cosa che tu fai sempre: inizio della partita, prima della palla 2, prima della palla 2, vieni sotto canestro e parli col canestro. Io voglio sapere cosa gli dici. I talk to the basket, and I mean, I just tell myself, you know, like, let's go. Honestly, I say the same thing every game, but right now, I don't know what I say. Like, it's, you know, like, let's go, let's pick it up. Depending on how I've been playing, I may say, you know, show out today. You know, I don't get nervous before the games like a fear, but I get nervous to do something that I've never done before, you know. Maybe it'll be a game I score 50, or maybe I'll dunk on a big guy, or maybe I'll make a pass that, you know, I don't know how I make the pass. So I get excited, and so I tell myself and kind of pump myself up before the games. I don't know what I say right now, honestly. I really don't. È una bellissima curiosità, dice che onestamente è una routine. Lui probabilmente dice sempre le stesse parole, ma in questo momento onestamente non saprebbe ripeterle. E lui si definisce nervoso prima della partita, ma non perché abbia paura del match, quanto proprio per caricarsi, per diventare eccitato. Immagina cosa potrà fare in questa partita, magari un bel assist, una schiacciata in faccia a un avversario. Quindi è una routine attraverso la quale lui parla con il canestro, che dovrà essere suo alleato, ma soprattutto parla a se stesso. È proprio per creare una confidenza con la partita e con l'atmosfera del palazzetto. Come Michael Jordan, anche Michael Jordan vedeva prima le partite. Siamo in chiusura proprio per chiudere. La cosa che ti piace di più di Trapani è la cosa che proprio non ti piace. Trapani and the worst one. You said the what?
the best thing, what you like the most in traveling, and if you dislike anything. Oh man, the best, compared to Geneva, I love the prices. I love, like, you know, when I go to the store, things are, you know, good prices versus Switzerland. You know, it's one of the most expensive countries. But one thing I dislike about Trapani is the people here cannot drive. Okay. They cannot drive. I don't know what it is. We just have to work on our driving here in Sicily, please. Por favor, allenamento to veloce di auto. Por favor, grazie. E questo è bellissimo, di certo non è stato scontato, Crevi ne ha detto tantissimo Trapani, i prezzi sono da urlo, ogni volta che va al supermercato a comprare qualcosa è incredibile come tutto costi poco rispetto alle altre parti d'Europa in cui è stato. La cosa che meno gli piace è come guida la gente a Trapani, quindi ha detto per favore allenatevi un pochino e cercate di spicciarvi, come diciamo qui, di andare un attimo più veloce, siamo un disastro come conducenti. È vero, non lo dice soltanto Kelvin, purtroppo lo dicono anche gli altri. I didn't say that. Io non parlo le donne. No. Non le donne. Tutto. Everybody. Come si dice driver? Tutti. Autisti. Sì, tutti conduci autisti. Por favor. Visto prima. Prima visto tutti direzione. And then piano la veloce. Ok, ha detto guardate prima dove dovete andare, rallentate e poi... Un'ottima traduzione di Stefania dall'italiano all'italiano. È quella l'unica che posso... Into it, from Italian, esatto, da italiano a italiano, fantastico. Guarda, con Kelvin ci sarebbe ancora da fare un'altra puntata. Kelvin, adesso poi la rifaremo, perché ci sono così tante cose da chiedere, ma il nostro tempo purtroppo è finito, quindi io devo soltanto salutare. Vuoi dire qualcosa tu? Vuoi salutare tu? Grazie a tutti, persona. Sì. Yeah. Sì, grazie. And visto la prossima partita domenica. Questo domenica. Prossimo domenica. Io avrei visto tuo. I want you. I want to see you. I want to see you. It's perfect. Si, that's perfect. It, right? Okay. It's perfect. Okay. Uncle Sam, you know. I so want io vorrei visto se vedete. Vorrei vederti. Vorrei vederti tuo. Al palazzetto. Al palazzetto. Ok. Sei stato perfetto, Kelvin, grazie. Io ringrazio ovviamente Gianluca Tartamella per la sua traduzione. Giuro, Kelvin, che imparerò. Sì, imparerò. Ringrazio il Bicool per averci ospitato. Vi raccomando, ci vediamo qua, perché noi veniamo tutti qua, quindi vi raccomando, noi vi aspettiamo. Corso Piersanti Mattarella 8486, tutto quello che di buono potete immaginare. Io sto guardando, ci sono delle iris, sfogliatelle, arancini, panini, insomma c'è di tutto, c'è una fame, adesso mangiamo anche, quindi vi raccomando, noi vi aspettiamo al palazzetto, come diceva Kelvin, non questa domenica ma la prossima, contro Verona. Basta, non vi resta che dirvi Gold Basket, buonanotte. Gold Basket. Gold Baskets.